Cioè, ragazzi, la cosa che più mi dà da pensare, no? Non è il 4-0 finale per il Frosinone fuori casa al Diego Armando Maradona. La cosa che mi lascia perplesso è che con alcuni giocatori del Napoli, no? E tipo Di Lorenzo, terzino, diciamo, laterale difensivo destro della nazionale italiana, Raspadori, centravanti della nazionale italiana, noi ci andremo a fare gli europei con questi. Capite come in questo momento la nazionale italiana stia messa proprio male, 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 male. Stiamo messi malissimo. Io ho paura di fare brutte figure quando incontreremo squadre che in questo momento non sono al nostro livello, sono molto più avanti di noi e io ho paura di prendere le imbarcate con queste squadre. Cioè, io se gioco con una Francia, con Di Lorenzo, con il Di Lorenzo visto ieri, e io gioco contro anche l'Olanda, basterebbe anche l'Olanda. Ma immaginatevi una Spagna, Spagna-Italia, ma che brutte figure faremo noi, che brutte figure faremo. Non lo so, questi giocatori l'anno scorso erano fortissimi con Spalletti, quest'anno sembrano giocatori, solo a Lecce hanno fatto la partita della vita, sembrano giocatori diciamo, di una categoria inferiore, di una Serie A da metà classifica. Di contro abbiamo un Frosinone che con la prestazione di ieri, con giocate tutte in verticale e gol a grappoli, ci fa rivalutare ancora di più la vittoria che il Lecce ha saputo ottenere contro questa squadra che, ribadisco, è davvero forte. Ciao ragazzi.